Non facevamo una sfida con la ruota dei colori, ragazzi, da tantissimo tempo, quindi dobbiamo superare gli 8.000 mi piace. Saluto, Nadia, Aurora e Leonardo. Scrivete nei commenti hashtag Minecraftita per essere assoluti nei miei video. Se siete nuovi, iscrivetevi al canale, rosso qua sotto e attivate la campanella su tutte quante le notifiche. E superiamo gli 8.000 mi piace per un nuovo video su Minecraft. Ragazzi, bentornati, benvenuti in questo nuovo video di Minecraft. Allora, davanti a noi abbiamo quante porte? Sei, se non mi sbaglio. E dietro a ogni porta si nasconde... un uno youtuber, famoso o non famoso, chiunque ne ha in realtà, sono tutti quanti famosi perché ci siamo dietro. Gab, io, Marci, Fere, Steph e mi sembra Basta. E tutti quanti hanno dei poteri o degli effetti diversi. Non ci sono altri youtuber, non per ragazzi, però... Ho deciso di mettere soltanto loro perché sono i miei amici e quindi eh, c'erano sei porte. Ho voluto fare sfide con all'interno anche me e in queste sei porte ho appunto contatto noi. Quindi non lamentatevi se manca qualche altro youtuber. Comunque, allora ragazzi, qua davanti abbiamo una ruota, qua abbiamo una chest e questa qui è la sfida di Marci. Marci mi ha sfidato e mi ha detto prova a fare questa ruota, prova a vincere e prova a vedere quante volte in realtà cerchi di non morire. Va bene, per me non c'è nessun problema. Allora iniziamo subito e partiamo ragazzi. Partiamo col primo... Giro di ruota. Ah, mi hai detto anche che a Marci laggava, ma io ho risolto magicamente prima del lag e non lagga più nulla. Quindi partiamo col colore rosso. Da quanto so, gli Youtuber sono anche un pochino più potenziati e anche diversi dalla sfida. Quindi noi partiamo subito e vediamo cosa succede. Ciao, signor Marci. Tutto, no, eh, calma, fermi tutti. Questo Marci mi ha dato un colpo, mi ha dato anche nausea. Guarda quanto danno fa, oh. Ma è matto questo Marci? Vieni qua, vieni. Aiuto. Oh, grazie per la mela d'oro. Ma guarda te, questo Marci... Dove è andata però la mela d'oro? Quattro mele d'oro mi ha dato questo Marci. Ok, ottimo ragazzi. Quattro mele d'oro vanno più che bene. Oh, mi ha tolto un sacco ragazzi. Cioè, pensatevi se tutti quanti i YouTuber fanno tutto questo danno. Io sicuramente qualche volta ci muoio. Cerchiamo di rimanere sotto le tre morti. Proviamoci. Non so cosa ne può uscire. Ma noi ci proviamo. Allora, qua il colore è più rosso che viola. Ad essere proprio, proprio, proprio onesti. Quindi, andiamo avanti ancora con il rosso. Allora, prima mangiamo. Mangiamoci anche una mena d'oro, direi quasi quasi. E bussiamo la porta del rosso. Buongiorno, signor rosso. È un doppio steffo. Buongiorno, signor Steffo, come va? Ciao, raga. Oh, quanto d'oro! No, 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 no. Mi ha dato weakness 3. Ma avete visto quanto knockback ha questo steffo? Uno è andato. Calma. Aia. No, ragazzi, sono incolpibili. Meno male che non nascondo la porta. Ehi tu, signor steffo, no. Allora, steffo. Te lo dico, eh. Guarda, eh. Guarda, eh. Oh, ok, un danno gliel'abbiamo dato. Ok, prossimo danno. Ma quanta vita ha Steffo? No, ragazzi, è, è incolpibile. Steffo oggi è incolpibile. Guarda. Oh, no. Ahia, no, c'ho due cuori. Non devo morire. Non posso morire. Non posso fare la prima morte dopo il secondo round. Cioè, neanche dopo. Al secondo round. Quindi colpo. Ok. Ragazzi... Stiamo notando anche noi che la sfida è veramente tosta. Qua ci sono anche delle, delle cose, degli step. Visto che Marci mi dà anche un'armatura in diamante. Grazie mille Marci per l'armatura in diamante. La sfida è molto simile alla sua. Però, da come vedo, gli youtuber sono un pochino diversi. Allora, proseguiamo. Continuiamo ad andare avanti, vediamo qual è il prossimo giro della nostra ruota della fortuna. Colorata? Non darmi il rosso che mi arrabbio, niente rosso. Adesso noi la giriamo, ragazzi. Cosa vuol dire? Che mi dai il rosso? Vedi, in questo momento potrei fare una televendita, ragazzi. Allora, andiamo di blu. Blu che era vicino alla cesta. Allora, qua abbiamo un Gabby. Ok, Gabby la prima volta che ti incontro. Oh, Gabby. No, no, eh, no, 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 Gabby mi ha dato nausea. Ma c'era anche un Marco lì dentro. Allora. Un colpo per Gabby e un colpo per. Oh, non capisco niente. Ok, Marco l'abbiamo fatto fuori. Perché sono saltato? Non lo so neanche io. Gabby se ne vada. Ok, grazie mille. Ma vi pare normale, ragazzi, che ho solo una mela d'oro? A me non pare normale. Spero di trovare sempre Marci così mi dà. Anche a me, altre robe tipo di mele d'oro, queste cose qua, bene. Allora, proviamo ad andare avanti ancora. Intanto la chest mi donava i piedini in diamante. Se anche voi avete visto il video di Marci, ragazzi, ditemelo questo nei commenti. Perché vorrei sapere se anche a lui andava. Cioè, veniva data l'armatura in diamante step by step. Cioè, round per round. Comunque colore verde. Colore verde che è vicinissimo al colore rosso. Ok. Allora, io busso ma poi chiudo. Busso ma poi chiudo. Ma non c'è nessuno. Uh, ragazzi. Ah, Marge mi ha avvisato, ragazzi. Che ci sarebbe stato un round dove ci sarebbe stato il bonus, fortuna, che se avessi trovato quel buco, quella porta giusta, non c'era dentro nessuno. E probabilmente era questo qui. Ok, ok, va bene, va bene. Allora, ci siamo capiti, ci siamo capiti più o meno. Prossimo round, prossimo round, sempre colore verde. No, no, no. Ragazzi, il rosso è bannato categoricamente dalla storia. È già la quarta volta che mi esce. Via, basta rosso. Ok, verde ancora. Mi sa che questa ruota qui è affezionata a certi colori Io vorrei il giallo o il blu, ma la ruota non li vuole Lì ho, Anzi, l'arancione L'arancione non esce mai Allora, colore verde, buongiorno Ma è un gabbi minuscolo! È un gabbi minuscolo! Ciao! Uuuuh mi ha dato blindness il minigabbi ragazzi Cosa... oh, io... No no no, ehi hey, minigabbi Mi ha dato blindness però per 20 secondi Mi hai dato, ma guardate i minigabbi Quanto sono forti Ok, nuova armatura, nuova corsa Ok, ma guardate i minigabbi Ragazzi, ma da quando un minigabbi Può darmi blindness e togliermi tutto que... Mi ha tolto metà vita raga Due colpi di minigabbi e sarei morto stecchito lì Però stiamo andando a dire Più o meno, più o meno, più o meno bene allora, rosso? Io non ti sopporto più, eh. Io. Eh, non, non, basta, non lo guardo. Ragazzi, questo giro qua della ruota non lo guardo. Questo qua non lo. In realtà lo sto guardando. Viola? Allora, no ragazzi, non ci credo, ma è metà e metà, ma cosa mi significa? Rigiriamo per l'ennesima volta la ruota, intanto lasciate un mi piace, so che tanti di voi ancora non sono iscritti, quindi mi raccomando iscrivetevi, colore arancione, che è questo qua, perché manca? Eh, ragazzi, sì, è quello lì, il colore arancione, sì, buongiorno, oh, due mini, oh, no, aiuto, Il mini steve mini ferro, aiuto, aiuto, no, fermi, ma sono matti Ok? No, Fede mi ha guiderato. Fede mi ha guiderato. Eh, Fede. Fede mi ha guiderato. Ma aiuto. Ma sono... No, 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 no. Il, il tappo buco, il tappo buco. Ok, ma perché ho chiamato Fere, Fede? Scusatemi. Ma da, non, ho, non ho capito. Neanche io nel mio cervello. Cosa stavo dicendo? Allora. Saliamo dall'alto. Ok. Calma tutti. Buongiorno signori. Ma a voi pare normale quello che state combinando? Ok. Anche questo buco qua era fortunato quindi. Allora. Buongiorno signori. Come state? C'è uno Steffo. Oh, ma da quanto mi colpisce Steffo? Oh, aia. No. no, no. Mi ha sparato giù Steffo. Ok, la nostra prima morte. Quindi, ragazzi, l'abbiamo fatta. Ci rimane però ad eliminare la minifere. Che mini steffo se ne è andato. E la minifere mi ha completamente widerato. Grazie mille, Fere. E ti chiedo scusa per averti chiamato Fede per sbaglio, a ah, casissimo. Allora, prossimo giro di ruota, ragazzi. Vediamo cosa ci capiterà adesso in questo momento. Basta, Rossi, arancioni, arancioni. Basta rossi! Voglio il giallo! Se non esce il giallo c'entro io nel giallo, eh, te lo dico, ruota. Arancione, va bene, va bene. L'arancione, ragazzi, l'abbiamo trovato una volta sola. L'abbiamo cambiato prima eppure siamo morti. Ok, quanti Marco sono? Eeeh. Ma è Marco. no! Ma Marco brucia! Aiuto! Però Marco aveva pochissima vita. Ma Marco, ma scusami, c'è pochissima vita? Che poi mi sto autoparlando. Vabbè, erano tre Marco che facevano un po' paura. Ma con un solo colpo li ho shottati. Va bene. Però mi pare che l'armatura in diamante è un po' troppo forte. Quindi, a sto punto, miglioriamo noi questa sfida, ragazzi. Mettiamoci l'armatura in iron e siamo più che tranquilli. Il rosso è un incubo. Non voglio andare su. Ragazzi, voglio l'hashtag rosso qua sotto nei commenti. Lo voglio e lo... adesso sto facendo solo l'arancione. Allora, eh, allora io voglio il giallo. Va bene, aranci. E eh, poi, no, vabbè, ma è un po' illegale questa sfida. Ragazzi, è illegale in otto stati del... dell'America questa sfida. Quanti steffo ci sono qua dentro? Quattro! Ma mi pare esagerata a me. Quattro steffo con knockback. Oh, mi stavano pure sparando. <ride> no, ma ragazzi, ma com'è possibile? Mi ha tirato una specie di sberla e mi ha sparato giù. Senza logica, Steph! Si vede proprio che comunque Steph in questa modalità qua mi odia, eh. È proprio il vero Steph, guarda, eh. Vabbè, allora, andiamo a vedere se riusciamo a sfidarli ancora, anche perché dobbiamo passare lui da quella porta, eh. Ma io non ho parole comunque, ragazzi, cioè, veramente... Io non ho mai visto una dinamica del genere in Minecraft, che se tu spari un colpo dritto, perché ovviamente il colpo che dà di spada è dritto, o di pugno è dritto, è impossibile, matematicamente, ragazzi, che mi spari di lato. Io non l'ho mai vista, ragazzi. Se voi avete visto mai una roba del genere, scrivete il minuto esatto... Intanto mi dà anche weakness Cioè mi dà debolezza Tre pure di livello Sì ma sono matti questi ragazzi Ma mia, quanti cuori mi tolgono Allora eh Ho finito le mele d'oro per te Steffo Ma io non sto più trovando Marci che mi dà mele d'oro oh. Allora calma io ho paura di questi Guarda guarda che mascalzoni Uno è andato Due è andato E il terzo lo faccio andare io adesso Guarda Ciao Steffo vieni qua Non è incolpibile da vicino ragazzi No allora da vicino abbiamo notato che Steffo è veramente incolpibile. Perché poi dà un knockback incredibile. Uh! Ovviamente, ragazzi, non è il vero, vero, proprio Steffo, eh. È un clone di Steffo che mi attacca. Allora, prossimo giro. Basta arancione e basta rosso. O mi dai un giallo o mi arrabbio. Puh. Ho detto basta arancione basta rosso. Ma la ruota mi prende in giro, ragazzi. Esattamente in mezzo tra l'arancione e il rosso. Ma io voglio 8000, mi piace per questa ruota. È bellissima, anche se mi sta prendendo in giro viola. Ragazzi, dopo ben 6 o 7 round, direi. È uscito finalmente colore viola. Allora, però, Marci mi aveva avvisato che c'era anche una chest fortunata. Nel caso avessi trovato il mio personaggio di colore tipo oro. Metti in caso che lo trovo ora, ragazzi, super fortuna. Ciao, Marco Oro. Io non ci voglio credere, però. Io non ci voglio credere. Io non ci voglio credere. Aia! Però cosa c'è? Una mela d'oro. Cioè, ragazzi, io ve l'ho detto un secondo prima. Manco fosse fatto veramente apposta in questo momento. Ma l'ho detto e l'ho trovato. Vabbè, va benissimo. Va benissimo così. Allora, prossimo giro della ruota. Arancione. Perché c'è un arancione ancora? Io non lo voglio. No! Cos'è? Ma è uno steffo gigante! Ma. Voglio <ride> veramente 8000. Mi piace, ragazzi, per lo step gigante, bellissimo. Ma mi dà knockback come quegli altri? Oh! <ride> Ma mi ha tirato ancora un pugno, E sono volato giù. Ma Steff è illegale, ragazzi. Dai, è la terza morte. Questa è la terza morte per mano di Steff. Vabbè, va bene, va bene, Steffo. Va bene, va bene che non mi sopporti quando facciamo Minecraft. Però non pensavo così tanto. A parte gli scherzi, ragazzi, è veramente molto forte quello Steph, eh Devo cercare di capire come potermene liberare. Ma io ho fatto una strafe di porte arancioni, mi state dicendo? Cioè una linea dritta di porte arancioni, poi una viola e poi ancora arancione. Ma l'arancione mi persegue. Allora facciamo una cosa ragazzi. Facciamoci un murettino di protezione in questo modo. Così Stefano non può più sbattere giù. Guarda te questo schifoso qua di, di mostro, di clone di, di Steffo che non è quello vero. Quindi in realtà non mi odio così tanto Stefano. Mi stava facendo fuori per la quarta volta di fila. Allora andiamo con questo prossimo giro ragazzi. Ora colore verde. Finalmente. Uh, una chess. Eh? Una chess con una spada. Oh. Ok, ok, una spada con Sharpness 2, se non mi sbaglio. Vediamo, Sharpness 2. Ottimo, ottimo. Questa mi è andata molto bene, ragazzi, secondo me. Prossimo giro di ruota, ragazzi. Che sono molto curioso, dammi il giallo. Ti prego, il giallo. Il viola. Il viola. No, però, ragazzi, è vicino al blu, facciamo una cosa. Visto che il blu non è mai uscito come il giallo, prendiamo il blu a questo punto. Voi cosa ne pensate? Voi siete d'accordo con me? Allora, andiamo di blu. Ma che diamine è questo? È la forma finale di Marci, scusatemi. Ma quanto sei bello, Marci. Eh, ma non mi attacca. Oxi, oh, sì che mi attacca. Mi ha dato anche fame e mi ha droppato anche una mea ragazzi. Era l'ultimo livello, ok. Spero che questo video qua vi sia piaciuto. Della ruota di youtuber. io mi sono divertito veramente un sacco. E abbiamo trovato Gabby veramente poche volte. A parte il mini Gabby, che era clamorosamente bello. Scrivetemi questo nei commenti. Qual è stata la sfida più divertente, ragazzi. Che metto in cuore a tutti quanti i ragazzi iscritti. Mi raccomando, premete il qua sotto per iscrivere al mio canale se l'avete fatto. E attivate la campanella su tutte quante le notifiche scegliete uno dei due video qua davanti che vi siete sicuramente persi. E da Marche, tutto, ragazzi. Mi raccomando, eh? scegliete uno dei due video davanti. Qua...